Vivi il mare e rispetta la vita è la campagna di sensibilizzazione sui rischi in mare e la pratica sportiva in acqua, promossa da Vivere da Sportivi, approdata nei giorni scorsi all'Istituto Superiore Monsignor Bello di Molfetta, secondo classificato del concorso Vivere da Sportivi e premiato nell'ambito del Festival Internazionale della Cinematografia Sportiva lo scorso novembre a Milano. Una giornata all'insegna dello sport, salute e della prevenzione dei rischi in acqua. Francesco Rossi. Ci siamo accorti che l'Italia è una nazione che ha la maglia nera degli incidenti in mare. Ogni anno muoiono 400 persone in mare e purtroppo 100 ragazzi, quasi tutti i ragazzi, rimangono sulla sedia a rotelle per tuffi in mare. Quindi abbiamo portato con la nostra associazione questo progetto nelle scuole. Qui oggi stiamo a Monsignor Bello di Molfetta, che ci hanno ospitato. Abbiamo contattato fino ad oggi direttamente 1200 studenti. E con l'indotto che le scuole fanno, con il materiale che lasciamo, abbiamo oramai istruito 7000 ragazzi. Noi cerchiamo di fare prevenzione e speriamo che questo progetto possa prendere piede e svilupparsi ulteriormente. Sono dati paradossali, considerando che l'Italia ha 8000 km di costa e abbiamo un rapporto con il mare da millenni. Manca la prevenzione, c'è l'ignoranza, infatti nelle slide che proiettiamo proprio segnaliamo e accentuiamo questo discorso dello sviluppo delle coste, ma l'Italia non è un popolo marinaro, malgrado l'apparenza, ma questo è un difetto della scuola italiana in generale, non si fa prevenzione a nessun livello e i ragazzi tante volte ignorano le più elementari norme di comportamento, cioè entrare in acqua accaldati dopo la partita a pallone crea uno shock termico, quindi una sincope e si muore, quindi magari uno non ha fatto nulla di incosciente, però per disinformazione si corrono dei rischi pesanti e spesso non si riesce fuori, insomma. Qual è il primo consiglio da dare ai ragazzi? Il mare ci si diverte, ma come tutte le cose della vita bisogna rispettare la natura e quindi stare molto attenti. Prima di fare un'azione bisogna ben ponderare quello che si fa e informarsi, perché tante volte proprio per disinformazione in buona fede ci si fa male. Non possiamo non occuparci di educare i nostri ragazzi ad assumere comportamenti corretti nei confronti di qualsiasi ambiente, in modo particolare del mare, visto che i nostri ragazzi dal termine della primavera incominciano comunque ad andare al mare perché è proprio vicino. E tutto è iniziato 2 anni fa, che abbiamo partecipato ad un progetto Vivere da Sportivi su proprio l'assunzione di comportamenti corretti nell'ambiente sportivo. E quest'anno invece il progetto, diciamo, come tematica specifica si è dedicata al Vivi il mare con sicurezza. E noi l'abbiamo subito, diciamo, preso questa iniziativa, perché ogni anno noi nella scuola realizziamo anche un progetto di educazione alla salute, diciamo, generico, e affrontando ogni anno una tematica specifica. E quest'anno abbiamo accolto, diciamo, con interesse questa iniziativa progettuale. E anche perché purtroppo i ragazzi hanno quasi un atteggiamento, un rapporto virtuale con la loro stessa esistenza. Dico sempre, è come se fosse un videogiochi in cui hanno le altre vite.